Diciamo che più di sapere sulla rottamazione vogliamo che i soldi che sono previsti a bilancio, quasi 10 milioni di euro, siano utilizzati attraverso appositi bandi appunto per le finalità che la Regione Lombardia si è presa attraverso degli impegni che noi abbiamo portato in Consiglio regionale, quindi attraverso dei bandi per raggiungere l'obiettivo di rottamare i veicoli più inquinanti, perché una cosa è la chiusura dei centri storici, il blocco del traffico eccetera, che però non dà risultati. Quello che può dare risultati sono incentivi, cioè soldi per stimolare l'acquisto di vetture meno inquinanti, meno impantati e allo stesso tempo la rottamazione dei veicoli invece che inquinano. Noi ci aspettiamo con questa interrogazione di avere risposta, una risposta chiara, dei tempi definiti, delle modalità certe e ci auguriamo che con questa nostra interrogazione di accelerare i tempi. Milano, ma tutta la pianura lombarda, tutta la Lombardia, non è solo una questione di Milano, è proprio tutta la regione per un fatto geografico. E proprio perché c'è una questione data dalla geografia della nostra regione, soprattutto di una parte del nord-est, è chiaro che bisogna prendere il toro per le corna e sullo smog, sull'inquinamento, sulla qualità dell'ambiente bisogna fare di più. La Regione Lombardia in questi anni si è limitata al blocco del traffico e a qualche spot, diciamo così, a pioggia per quanto riguarda le risorse, ma mai si è costruita una pianificazione vera e propria. Noi crediamo che intervenire sui veicoli più inquinanti per sostituirli e dare i soldi alle persone, per acquistare dei veicoli nuovi, di nuova generazione, con motori di nuova generazione, sia, diciamo così, un intervento che si può fare. I soldi ci sono messi a bilancio, siamo già a febbraio, a marzo il blocco del traffico viene ritirato e quindi si rischia di perdere altro tempo, per cui dobbiamo assolutamente accelerare.